Ma sappiamo che lei sta già pensando alla prossima annata, sta già organizzando qualcosa per il prossimo campionato. Noi cerchiamo di rafforzarci indubbiamente sul piano tecnico, ma per farlo dobbiamo rafforzarci anche sul piano societario. In questi giorni abbiamo definito un progetto di rafforzamento della società che si chiama Azienda Sport, che poggia praticamente su quattro piloni importanti, tra cui un allargamento della base sociale, la nascita di una società che faccia marketing per noi, la costruzione di un gruppo di partners, che sono questi gli elementi principali per rafforzare anche finanziariamente la società, per costruire una squadra che possa almeno confermare il dato di quest'anno. Ecco Presidente, abbiamo sentito parlare di un Polo Romagna, che cosa c'è di più preciso su questa idea di una grande squadra in Romagna? Diciamo questo, questa sera noi giochiamo con una delle più forti squadre italiane ed europee. Cercheremo di vincere, ma sarà molto difficile. Per poter competere con loro dobbiamo allargare il nostro bacino per portare più pubblico, per avere più sponsor, e l'attuale bacino, limitato solo a Imola e Faenza, non può dare questo risultato. Se invece riusciamo a concretizzare un progetto che o tutta la Romagna o grande parte della Romagna creda a questo progetto, possiamo costruire una società e successivamente una squadra che possa lottare alla pari per lo scudetto con la Kinder o con la Team System. Ecco, lei vede già dei segnali a riguardo che possano spingerla a vedere il concretizzarsi almeno in una prima parte di questo progetto? Diciamo che Faenza quest'anno già ha risposto positivamente come pubblico, meno come imprenditoria, però è il primo anno. Sono convinto che Faenza, Lugo, anche la stessa Ravenna possono il prossimo anno cominciare a dare un contributo diverso. Cominciando di lì potremo nel tempo concretizzare questo progetto. Teniamo conto che troverà degli ostacoli al nostro interno, nei tifosi, nelle tifoserie di altre città. Però devo dire, faccio un esempio, l'amministratore delegato di Forlì è molto disponibile a ragionare con noi su questo progetto, mentre da Rimini per il momento abbiamo ricevuto qualche critica. Ecco Presidente, invece dal punto di vista di quella che è la sua carriera cestistica, è un settennato un pochino il suo, ha fatto dei passi da gigante, verrà confermato, cioè, come scalpero? Ma qui non c'è il problema di confermo o meno, qui il problema è che i soci hanno dato a me fiducia in questi anni, come l'hanno data in questo progetto che io ho presentato. Sto ricevendo offerte anche da altre parti, perché quando le cose vanno bene qualcheduno le vuole copiare e cercare anche di portare lì un po' chi ha portato avanti questi progetti, però credo che preeminenza su tutto la debba avere l'Andrea Costa Basket, anche se certamente queste proposte da parte mia verranno valutate. Veniamo ad una eventuale o probabile conferma per la prossima annata, parliamo naturalmente di Vincenzino Esposito. Cosa c'è di nuovo a riguardo del giocatore che quest'anno ha vinto la classifica dei marcatori del campionato italiano? Sai, noi abbiamo questa abitudine, prima ragioniamo con l'allenatore chi dovrà essere l'allenatore o meno, così abbiamo fatto anche quest'anno, abbiamo confermato, come molti sanno, Francesco Vitucci anche per quest'altro anno, e appena finito questo turno di playoff o i playoff inizieremo a ragionare con lui su che tipo di squadra per il 99-2000. Noi abbiamo sempre fatto così e continueremo a fare così anche quest'altro anno, cioè noi non intendiamo porre all'allenatore nome come lui non intende porli a noi. Una delle caratteristiche della conferma di Frank è proprio questa, cioè quella che è un allenatore che opera completamente in sintonia con la società. Esposito indubbiamente è un punto importante, lo è stato per quest'anno, ritengo lo possa essere anche per quest'altro anno. Non sta solo a noi, sta anche a lui, chiaramente. Imola gli ha dato tanto, lui ha dato tanto ad Imola, mettiamoci attorno a un tavolo appena finita questi playoff e cominciamo a ragionare. Ci auguriamo che i ragionamenti siano similari come lo sono stati quest'anno. Ecco, se dovesse chiedere un biennale il giocatore, questo sarebbe un problema per la società? Noi fino a quest'anno abbiamo sempre ragionato in termini di contratti annuali, però con l'entrata in campo della Bosman dovremo cominciare a ragionare anche su contratti biennali o addirittura anche pluriennali. Lo fanno quasi tutti ormai, dobbiamo cominciarlo a fare anche noi. Ecco, dal punto di vista societario ci ributtiamo un attimo in questa public company
Ecco, ci sono dei segnali per l'ingresso di nuovi soci, Presidente? Questa della Public Company è un'esperienza unica in Italia. È un'esperienza unica, per noi ad Imola sta dando dei risultati molto positivi, alcune persone, imprenditori, professionisti imolesi e non solo imolesi stanno valutando l'entrata, sapremo di più ai primi di maggio quando faremo l'assemblea di ricapitalizzazione. Ecco Presidente, vorremmo chiudere con questo, lei è stato a San Luca, è stato a Loreto, quest'anno che la società, la squadra ha conquistato l'Europa, andrà a Lourdes. Ma adesso vedremo, devo ritornare a Loreto per la vittoria sulla Kinder e in questi giorni lo farò a Lourdes, adesso vedremo. Ecco. Questo programma è presentato da CESI, Impresa Generale Costruzioni, Imola. Amici sportivi, buonasera, e dunque dal Pallacattani di Faenza per gara 2 dei quarti di finale. Team System è la squadra ospite qui questa sera, Imola ancora incompleta, il quintetto degli imolesi composto da Fassi Esposito, Fajardo, Sanders e Ferroni. Mancano naturalmente Gente e Poiera, gli infortuni sono più gravi del previsto e quindi non hanno permesso ai due giocatori di entrare in campo e con qualche difficoltà avranno ancora anche per gara 3 e intanto il quintetto della Team System, che è composto da Mulamerovic, Fusca, Karnišovas, Gay e Myers vicino a noi, ed è un piacere, Stefano Michelini. È un piacere anche per me, buonasera a tutti. La partita è cominciata con questo primo gancio di Gregor Fučka. Gli arbitri Taurino di Mignola e Ramilli di Forlì, il canestro di Fajardo che porta sul due pari il punteggio quando sono stati giocati 47 secondi di questo primo tempo. Le marcature: Pasti su Mulamerovic, Vincenzino su Myers, c'è Fajardo su Fučka, Ferroni su Karnišovas e Sanders su Gay. Spinge Mulamerovic, stoppone di Sanders, la palla di Karnišovas per Fučka, Myers che ricomincia a giocare. Myers per Karnišovas. Recupera Fajardo, palla che viene giocata a Imola, non c'è il pienone, Stefano, e probabilmente la concomitanza di Bologna-Marsiglia ha tenuto lontano qualcuno, o anche forse la troppa facilità con la quale la Team System ha regolato Imola in gara 1. Ma sicuramente entrambe, però devo dire che c'è un buon pubblico, c'è un discreto pubblico, è chiaro che la partita è di primo livello, oggi la Thermal gioca contro la squadra più in forma del campionato italiano in questo momento. Soprattutto credo che sarà una partita spettacolare, veloce. È quello che ci auguriamo. Non crediamo, crediamo che per Imola sia difficilissima oggi. Gioca contro una delle squadre che sono più in forma in Europa in questo momento, con un organico ridotto. Vediamo una partita tutta in salita. È comunque una bella festa essere arrivati fino qui, ce lo siamo detti quando eravamo qui contro con Milano, ricordi? Milano. Sarebbe stato molto bello andare in Europa. E l'Europa è arrivata. È arrivato anche il primo fallo di Sanders su Fučka. La palla che ha girato a Raviolo e non è entrata, il tiro di Vincenzino, e dove gioca attacco la Team System, Mulamerovic.
giusta scelta di Vitucci di mettere molta pressione su Muola Omerovic, che se è giocatore che se inizia bene è giocatore da serie terrificante, come ha già dimostrato ampiamente. Muola, quando decide di partire non ci sono santi. Gay a canestro. Fazzi, la palla è per Ferroni, gioca l'uno contro uno, arresto e tiro, ma rimbalzone di Gay, è pronto per il contropiede, tocca bene la palla Fajardo, l'apertura è per Fucca. I marcamenti difensivi, gli accoppiamenti sono quelli canonici, classici, Vincenzo Esposito con Carlton Myers. Ecco, lo ha stuppato addirittura di Vincenzino, di Vincenzino. Vediamo come chiuderà in contropiede. Molto bene sotto mano. Ancora atletismo della difesa, che per due volte, la prima volta stoppa, la seconda volta chiude Myers. Ed ecco qua che Vincenzino si diverte. Vincenzino vuole provare a lasciare un altro bel ricordo al pubblico imolese, potrebbe essere l'ultima partita qui al Pallacattani per questa bella terra, e Vincenzino è partito col piglio giusto di chi vuole dare un'altra prova di quelle che alla fine del primo tempo viene giù il bigliettaio e ci chiede il biglietto ancora. 7-4 dunque il punteggio della gara, sono passati 3 minuti e 55 di questo primo tempo. Passi, il gioco a due, il pallo di Muola, due liberi. Quello che ha fatto Muola Omerovic in Coppa la scorsa settimana, penso che rimarrà la scorsa settimana, le scorse settimane rimarrà negli annali della pallacanestro. E come dicevamo prima, appunto, invece Fazzi lo vuole tenere sotto pressione, lo sta attaccando in uno contro uno perché non vuole lasciarlo giocare tranquillo e pensare al tiro. Se lui è tranquillo e pensa al tiro diventa micidiale. Myers, palla va a Muola, Gay, il gioco a due, Muola se ne va, è sotto canestro, però rimedia Gay, un Gay molto presente. Terzo rimbalzo d'attacco, due canestri su rimbalzo d'attacco, quindi un Gay che sta facendo la differenza sotto canestro. Incredibilmente Gay sta facendo mesi da grande protagonista, guarda anche qui è andato a aiutare, ha recuperato dal suo rientro in squadra, la squadra ha trovato una solidità ed una serenità eccezionale. Grande giocatore e anche grande uomo squadra, uomo da spogliatoio, un vero cifo, un vero capo. Sì, sì, sì. Sanders giocherà su uno contro uno, palle canestro in partenza, in palleggio, si avvicina per trovare l'uno contro uno, lo trova e va a canestro. Sanders l'ha depositata, l'ha depositata, un ovetto dall'alto. Fucca, il pallo di Ferroni, 15 al termine del primo tempo, punteggio di 10-6 per la Terma, i falli di squadra sono due per parte. Attacco Team System, Karnišovas, ed è canestro ancora. Questa è la terza o quarta penetrazione concessa sul lato destro, cioè da sinistra verso destra, usando la mano destra alla Fortitudo. Qui Imola deve chiudere queste penetrazioni, soprattutto su questo lato. Esposito Ferroni, passi. Taurino, attento ed inflessibile. Si ricomincia, gioca Mulamerovic. Myers, un Myers defilato. Ma Myers aspetta molto, ecco, questo non va concesso a Muola, è andata bene. Myers aspetta molto di capire la partita, lavora in difesa,
e poi cerca di essere sempre maggiormente protagonista nei finali più che negli inizi della gara. Attacco ancora per la Terma. Vincenzino fuori per Sanders, gioca l'uno contro uno, scarica, scarica anche Vincenzino, questa volta il rimbalzo è di Fardo, il fallo è di Gay. Dieci a otto, 10 per chi attacca, 8 per chi difende. Termal con Esposito per Fardo, spinge, non spinge nessuno, dice l'arbitro, fuori. Da rivedere. Entra anche tu nel mondo di Euroelettrica. Tutti i servizi per la telefonia cellulare. Centro TIM. Allacciamenti gratuiti tax e GSM. Ricariche TIM Card. Attivazione in tempo reale e assistenza su tutti i cellulari. Centro Telepiù e Telecalcio. TV Color, videoregistratori, telecamere, hi-fi, autoradio delle migliori marche. Euroelettrica, numero uno nell'elettronica e a Bologna, Casalecchio e a Imola. Agli appassionati di pallacanestro, la banca di Imola propone Conto Basket, che con la formula tutto compreso offre il dossier titoli, la carta SI Oro, la tessera Pago Bancomat, l'apertura di credito e mutui a condizioni primarie e personalizzate e l'abbonamento annuo alla rivista I Giganti del Basket. E per i più giovani, Mini Basket, un libretto per imparare a gestire in modo autonomo ed educativo i propri piccoli risparmi, ricevendo ogni anno un simpatico regalo. Conto Basket e Mini Basket, un canestro di opportunità con la banca di Imola. Vulamerovic, Fučka, Karnišovas, sono diverse le opzioni che ha questa, certo, questa fortitudo, butta sotto anche Karnišovas, fa uscire Fučka, quindi può giocare in diverse maniere, trovare comunque la via del canestro. 10 pari quando sono stati giocati 6 minuti e 50 di questo primo tempo. Passi per Esposito, il blocco, la penetrazione di Esposito, lo scarico su Sanders, il fallo di Karnišovas, due liberi per Jamen Sanders. Time out per Peroscansi, che vorrà registrare, penso. Unico tiro pesante, i tre punti di Esposito. Ma cosa dire di questi primi sette minuti? Diciamo, due squadre che si stanno studiando, se vogliamo usare questi termini calcistici, no? Si studiano. Si studiano, vediamo partite di calcio dove si studiano per 45 minuti. Se di vuole la pallacanestro non succede. C'è questa pressione di Fassi che sta abbastanza dando fastidio a Vulamerovic, c'è questo Myers che non sta prendendo grandi iniziative e c'è un Imola frizzante, mi sembra molto positivo, appunto dicevamo, in quelle due iniziative di Esposito, nella verve di Fassi e nell'intraprendenza di Sanders. Vediamo se ci sono varianti, quintetti invariati, quello della Team System, con Fučka, Karnišovas, Gay, Myers e Vulamerovic, anche quello della Thermal con Sanders, Fajardo, Esposito, Ferroni e Fassi. Anche perché la Thermal ha la possibilità fra virgolette, diciamo così, di mettere Bortolon come numero 3 all'uscita di Ferroni, che rende qualcosa come quanto? 14-15 centimetri. Però magari all'arrembaggio il Bortolon, edizione penetrazione uno contro uno, potrebbe per assurdo mettere in difficoltà Karnišovas per qualche minuto. E come sempre
gli effetti sulle situazioni a rischio hanno effetti brevi, ma magari intensi. Passi è letteralmente attaccato a Mulamerovic. Palla per Karnišovas. Gay. Mula. Myers. Bravo, Pardo, grande, bravo anticipo, Paiardo, grande. Grande anticipo su Fučka. Palla recuperata e la bomba di Cassi. Guarda, sento che si avvicina il flamenguello, io non vorrei che cantasse anche stasera. È qui. Lo senti, 15 per la Thermal, 10 per la Fortitudo. Mula se ne va in uno contro uno, sbaglia, ma c'è un fallo. Il fallo è di Sanders, è il secondo fallo e sono due tiri liberi per Mulamerovic. E come sempre quando scatta prende un metro sul suo difensore. Sì. Però ribadisco, questa è la quinta penetrazione a destra, è pur vero che i giocatori della Team System sono totalmente campioni, che non si possono preoccupare più di tanto di destra o sinistra, però voglio dire, meglio sempre essere costretti ad andare al tiro con la mano debole che con la mano forte. E Mula sbaglia due tiri liberi. In Spagna sarebbe mala tarde, e qui non so, sono 12 minuti al termine, 15 per la Thermal, 10 per la Team System. Ferroni, Esposito, al quale Maier sta regalando veramente poco. Sai, Maier se vuole è il miglior difensore d'Italia. Il fallo di Karnišovas. Sono 4 i falli, 5 adesso con il secondo fallo di Karnišovas, sono 5 i falli di squadra per la Team System, 3 sono per la Thermal, attacca la Thermal, la palla per Esposito, la bomba, schizza via il pallone, da rigiocare. Non è ancora arrivato, ma sta arrivando. Mulamerovic per Myers. Ancora Mula, esce dal blocco Myers, servito, arresto e tiro, Dolori. Primi due punti per Carlton Myers, lascia il campo Mulamerovic che non è stato efficace come al solito contro Pasti e va in campo Basile. Pasti quando vuole sa essere veramente una zanzara micidiale in difesa su tutte le linee di palleggio, sulle linee di passaggio, è stato bravo e ha messo out Mulamerovic. Terzo punto per Myers. Subito una palla persa, Basile contropiede, il fallo di Fassi, due liberi per Fučka. Precisa la Fortitudo dalla già, linea dei tiri liberi. Già tre errori, sì. Terzo punto per Fučka, 15 per chi attacca, 14 per chi difende. Il fallo è di Basile su Esposito. La palla per Fajardo, si avvicina canestro, se ne va in uno contro uno, il fallo è di Fučka, è il settimo di squadra. Fučka ha difeso tecnicamente male, a gambe diritte senza piegarsi, e quindi lecito il contatto e giusto il fallo chiamato. Fajardo, giocatore che io ho visto iniziare la stagione così
con molti bassi e pochi alti a Biella. Invece l'ha finita in grande crescendo, sì. Rossiniano, veramente in grande crescendo rossiniano. Sente l'estate come tutti gli spagnoli e pronto a rientro, e quando ha il calore. 15 per la Thermal, 14 per la Team System. Poco meno di 11 minuti al termine del primo tempo, un time out chiesto da Pero Scansi. Abbronzato Scansi, eh? Abbronzato, ci fa piacere che, ti ricordi, io avevo la squadra più abbronzata, sì, di tutta la promozione bolognese, perché li portavo al mare in ritiro. Ricordo bene, era lontano 73. Quintetti invariati e Termal in attacco. Passi, la palla è per Esposito, gli portano un blocco, Passi organizza di nuovo, se ne va nell'uno contro uno, va al tiro e sbaglia, rimbalzo di Carniciolas, apertura per Myers, non c'è contropiede. Basile, l'errore, il rimbalzone di Sanders, con questa poi Vincenzino, la colomba vincente. È arrivato, lo senti? È arrivato. Bello. 17 a 14. Ci avviamo verso la metà di questo primo tempo. Fucca, Basile. Lo sfondo di Basile. Guarda, in questa azione si è visto una cosa. Basile ha sbagliato entrata, ha sbagliato il primo tiro, giusto libero. Doveva ritirare, non se l'è sentita, ha perso un po' fiducia. Dai 30 minuti di utilizzo, 35 di Reggio Emilia, naturalmente il minutaggio è diminuito. Qui alla Team System sta giocando molto di meno. E ha perso un po' fiducia nel tiro. Giusto riposo a Cristiano Fassi, grandissimo in questi primi 10 minuti. Bortolon al suo posto, in play. La palla va per Ferroni, si sposta Vincenzino, su di lui c'è Myers, palla per Sanders, c'è Gay su Sanders, si avvicina a canestro Sanders, prova il mezzoncino, lo sbaglia, fallo di Faiardo. Il fallo è di Faiardo. Torna in attacco la Team System, imprecisa nel tiro, questa sera la squadra di Scansi fa fatica a trovare con facilità la via del canestro, va anche a tirare da buone posizioni, però non la butta. Un po' di fluidità di gioco appunto un po' persa, un po' macchinosa nell'esecuzione. Carniciovas sbaglia la bomba, da Bortolona Esposito, si ferma, rigioca Bortolon. Esposito cerca l'uno contro uno, lo sbaglia. Sanders la recupera. Bravissimo Sanders. Bortolon, la bomba. Definizione inesatta, è un cross. Bomba storta o bomba corta, ecco. C'è proprio, non come era dice facile. Il signore dietro le nostre spalle, ma quello era un tiraccio, era un tiraccio, ha ragione. Si prosegue, Carniciovas sbaglia, il fallo è di Ferroni, due liberi, punteggio 17 la Thermal, 14 la Team System, una partita con troppi errori, Stefano. Sono molti errori al tiro, però una partita con una buona intensità, c'è il tentativo continuo della Fortitudo, che magari non è tanto sicura nel tiro esterno, di molte penetrazioni, soprattutto da, come dicevamo, da sinistra verso destra. Vediamo questi tiri liberi, si spezzeranno anche gli errori, sì, della Fortitudo ai tiri liberi. Più che altro, come dicevi tu, molti errori, punteggio basso, che non è sicuramente una cosa normale per queste due squadre, che sono due squadre di grandi frombolieri. Il rimbalzo finisce fuori, la giocherà ancora la Team System in attacco.
Quinto punto intanto per Karnišovas. Fučka sbaglia ancora. Avanti Imola con Esposito. C'è Basile su Esposito. Gli sta mettendo una bella pressione. Sì. Se continuano così diventa una partita vera, Stefano. È una partita vera. Basile. Schiaccione. Punisce Bortolon. L'entrata di Basile ha ribaltato il concetto. Prima era Fassi che mordeva Mulomerovic. Adesso la difesa della Fortitudo che mette grande pressione su Imola. Parte. Vincenzino. Il fallo. Sono due liberi. 17 pari intanto dopo il canestro di Basile. Hanno ragione, vedi, coloro che dicono che la miglior difesa è l'attacco, no? Attaccare l'attacco, difendere aggressivo e attaccare il palleggiatore, mettere pressione sul palleggiatore. I liberi di Vincenzino, continua a tenere il naso avanti Imola. 9 punti per Esposito, 7.55 al termine, anche la terma l'ha raggiunto il bonus. Myers se ne va sulla destra, il fallo è di Esposito, sono due liberi. Ancora una situazione, no, non c'è la parità perché Maia sbaglia il secondo libero, mantiene però la palla, Fajardo si tuffa, c'è grande impegno in campo, e però se continuiamo così, qui si muove di tiri liberi. Esce un buon Fajardo per Pietrini che adesso finirà su Dangay e Sanders andrà a marcare sicuramente Fučka. Situazione falli, 2 Sanders, 1 Fajardo, 3 Ferroni, 2 Esposito, 1 Fassi per la Team System, 2 Mulomerovic, Basile, Gay e Karnišovas, e con un fallo c'è Fučka. 2 tiri liberi per Karnišovas. Partita strana dove c'è un'incredibile imprecisione dalla linea dei tiri liberi. Buono il secondo, è il sesto punto per il lituano, 19 pari il punteggio della gara, mancano 7.36 al termine del primo tempo. Esposito, il blocco di Pietrini, se ne va e va a realizzare. Primo 11 per Esposito che sta facendo un ottimo primo tempo. Myers. Il fallo di Pietrini su Myers. Fuori Ferroni e dentro Fassi. I tre tamburini all'attacco, eh? Esposito, Bortolone e Fassi insieme a rendere centimetri a Karnišovas, ma dare velocità, spinta, ritmo, tiro, penetrazione, fantasia all'attacco di Imola. Ancora. Aiequel, sicuro. Myers, quinto punto. Ma siamo con percentuali di tiri liberi sia per lui che per Karnišovas dell'ordine del 50%. Esposito per Bortolon, il blocco di Pietrini, la palla per Fassi, con tranquillità, ci sono ancora 12 secondi. Fassi, è stato un po' di Esposito. Confusione
ed è canestro, grande, l'ha voluto, due cambi di direzione, poi palla sulla tabella e doppio babà con Rum. 23-20, Basile spinge, ha trovato l'equilibrio in aria, pregevole il canestro di Basile, quarto punto per lui. 23 Thermal, 22 Team System, la palla per Esposito, Bortolon, Fassi, la bomba corta, il rimbalzone di Sanders, la palla, attacco Team System, Myers, c'è Fucca leggermente libero, Fucca Pula, un altro errore incredibile, pensava forse, guarda, mentalmente i giocatori l'hanno pensata troppo facile e sta sbagliando anche cose non normali. Tu dici l'idea di ritenere questa partita una formalità? Sai, visto come è andata Bologna e vista comunque le assenze ancora, di Foiera e di Gente, probabilmente nella testa viene naturale pensare che anche qui possa essere una passeggiata, e invece fino a questo momento sono passati 15 minuti, Imola ha tenuto ottimamente il campo creando più problemi del previsto a questa Team System. Gioca l'attacco, la Thermal con Fassi, 23 per chi attacca, 24 per chi difende, dopo il canestro di Gay, Esposito, la bomba, la bomba, no, da due, pestava la riga, da due, ma da due o da tre è un canestro fantastico, strepitoso, guardi, vediamo, eccolo, si gira, si ferma, Kiki, prende il Kiki tempo e passo di arretramento incredibile, prova a rispondere Myers, sbaglia la bomba, attacco team, attacco Thermal, Vincenzino ancora, si ferma, se ne va sul fondo, lo sfondamento, una puttanata, Vincenzino dice ma quale sfondamento, mo vediamo, no, è una, è sindacabile questa decisione, c'è sicuramente un tentativo di forzatura di Esposito sul lato, ma sicuramente il ginocchio di Basile si spostava, esatto, era in movimento, era in movimento, non aveva, contro il giocatore, non aveva, bravo, siamo d'accordo allora, e allora viva, ci facciamo un campare mentre passa questo time out, ci ripropongono ancora questa giocata di Esposito. Quintetto Thermal con Bortolon, Esposito, Pazzi, Sanders e Pietrini. Quintetto Team System con Fucca, Basile, Karnišovas, Myers e Gay. Riposo Sanders, dentro Fajardo per la Thermal, 4 e 15 da giocare con un solo punto fra le due squadre, 25 per la Thermal, 24 per la Team System, che adesso in attacco, palla per Fucca, Passi, non c'è Fucca mentalmente, Fucca sta facendo una partita disastrosa, è partito con quel gancio bellissimo, Pazzi per Bortolon, schizza fuori Esposito dal blocco, Colomba, corta la Colomba d'Esposito. Karnišovas adesso è a marcare Vincenzo Esposito. La palla viene assegnata alla Thermal in attacco, crediamo che sia un uovo di Pasqua fuori stagione. Palla per Bortolon, la bomba del capitano, un altro
Non ti va, dice questo qua di dietro. Ma chi è? Chi è sto qui? Il fallo di Bortolol sulla penetrazione di Myers. Due tiri liberi. Si accende il tabellone luminoso a modo di flipper. 3 di Esposito, 3 di Ferroni, 1 di Bortolone di Fazzi, 2 di Sanders, 1 di Petrini di Fardo. Myers intanto. Uila, tutti e due questa volta. 7 punti per Carlton Myers, miglior realizzatore per la Team System. 26 per chi difende, 25 per chi attacca. Fazzi, la bomba, l'errore. Deve avere più pazienza la Thermal, non tirare dopo 3 secondi. Basile, o perlomeno farlo per alcuni minuti, poi giocare con più pazienza. Gay per Basile. Fazzi su Karnišovas, guarda un po' che roba. Su Karnišovas, Fučka è riuscito a segnare, ha tirato altissimo contro la tabella e ha buttato dentro un pregevole canestro Gregor Fučka. Quinto punto per lui, più 3 per la Team System. La palla per Vincenzino, Bortolon, Fazzi, il fallo di Gay, dice l'arbitro. Sì, sui cambi difensivi. Adesso la Fortitudo cambia anche sui blocchi e Danghei era finito a marcare Paolo Bortolon e lo ha un po' trattenuto. Paolino, una palla avventurosa e voilà, 2 punti per il capitano. Un solo punto fra le due squadre, 28 per chi attacca, 27 per chi difende, 2:25 al termine. Karnišovas, Gay, Karnišovas, pasticciano, passi, dice l'arbitro, e cioè, non c'è fluidità. Beh, è chiaro che i tre piccoli di Imola hanno messo abbastanza in difficoltà, se non nel punteggio che l'ha portato davanti, nello sviluppo del gioco. È il famoso concetto di Topolino in gamba di elefante. Qual è l'animale? Fantastico, un'altra. Qual è l'animale? Questa... L'unico animale che può terrorizzare l'elefante. Il Topolino, io. Allora. E allora avanti con 2:14 da giocare, un solo punto fra le due squadre. Entrerà Damiao probabilmente. Riteniamo per Fučka. E di qua Vitucci penso che andrà avanti con la scelta dei tre piccoli. Il quintetto di Imola dovrebbe essere invariato. Vogliamo ricordare un attimo quella bellissima coreografia giallo-blu iniziale dei tifosi di Imola. Sì, la ricordiamo volentieri. Sull'angolo sinistro, stelle gialle, su fondo blu, Europa, Europa. E... niente da dire qui. Qui è il presidente Domenicali, quest'altro gli tocca andare in pellegrinaggio a Lourdes. Damiao al posto di Gay per la Team System. Imola continua con lo stesso quintetto. Fazzi, Bortolon, Fajardo, Schizza Esposito dal blocco, cerca l'uno contro uno, scarica su Fazzi, ricomincia a giocare. 9-8 secondi, la palla per Vincenzino, la bomba, la bomba di una velocità nel tiro che fa paura. 18 per Vincenzino. Voleva fare una grande prestazione. Il problema è che adesso sta scendendo quello della biglietteria per chiedere di nuovo il biglietto a tutti. Ma si può fare? Karnišovas, si può fare questo? Si può fare, dice, basta che arrivi nel secondo tempo. Myers, risposta di Carlton Myers, la partita si accende. 31-30 comanda la Team System. 1:17 da giocare, partita vera, partita vera di grande equilibrio.
un po' di riposo per Vincenzino, che ha disputato un primo tempo con i fiocchi contro fiocchi. Passi, altri due punti, e torna a mettere il naso avanti la terna Basile. Per Carniscialas c'è Ferroni, adesso che è entrato in campo al posto di Esposito. Myers, la colomba di Myers esce. Bortolon per Fassi, penetra, scarica Fajardo, che brutto tiro, fallo di Damião, però Damião stoppa Sender, cioè nel senso che lo stoppa proprio fisicamente. Io vorrei se lo tira giù, vorrei spezzare una lancia, come direbbe Carlo Rinaldi, per il lavoro straordinario di Sanders, che ha un'umiltà, una determinazione, un'attenzione, una velocità ad andare su tutte le palle vaganti e su tutti i rimbalzi. Io penso che sia un giocatore che fa giocare almeno 6-7 palle in più ogni partita alla terna. Se lavorerà quest'estate, metterà su un discreto tiro frontale da torna all'area, diventerà un grande 4. Prendiamo anche questa previsione di Stefano Michelini. Sesto punto per Sanders, 47 secondi al termine, giusto, più 3 per chi difende. Giusto pressing per cercare di non lasciare giocare tranquilli l'ultimo pallone. Myers spinge, realizza, ha messo la terza, è scattato via, ha provato la bomba prima, adesso dice questo è il momento, esco adesso o non esco più. Imola un tiro, sceglie per l'ultimo un tiro. Tiro per la Thermal, mancano 23 secondi. Bortolon, la palla per Ferroni, con calma. Non è il più indicato a giocare uno contro uno in palleggio, Ferroni. No, proverei a darla via, il blocco si ferma, ecco, è riuscito a perdere palla, tu l'avevi già visto, l'ha già dato di sera sto fin qui. Purtroppo Ferroni ha perso palla e l'ultima giocata è ora della Team System. Spinge Myers, dice l'arbitro Ramilli, dentro Vincenzino per provare l'ultimo tiro. Scansi se ne sta andando, Myers se n'è andato, no, Scansi se n'è andato dalla panchina per protestare contro le decisioni arbitrali. Eccessivo, però sì, l'ultima forse era un po' una puttanata. Giusto, due tiri, due tiri per il tecnico della panchina e Vincenzino fa 20. La palla la giocherà la Terma, perché il tecnico della panchina, due tiri di palla in possesso per la squadra che ha tirato. Bortolon, Vincenzino prova il tiro, se va anche questo accendo un cero, mi alzo in piedi, canto la Marsigliese. Me la tengo per il prossimo, per il secondo tempo. C'è un problema al ginocchio di Vincenzo Esposito sull'arresto. L'arresto è stato traumatico, non è riuscito ad equilibrarsi bene. Speriamo non sia niente di grave. Speriamo non sia niente di grave. Va ora degli spogliatoi. Punteggio 36 per la Thermal, 33 per la Team System. I punti dei singoli sono 4 per Bortolone e Fazzi, sono 20 per Esposito, 2 per Fajardo, 6 per Sanders. Per Team System ci sono 5 di Fucca, 4 di Basile, 12 per Myers, 6 punti per Gay e per Carniscialas.
anteprima assoluta. Ancora più piccolo, ancora più tecnologico, ancora più leggero. In anteprima assoluta all'Euroelettrica, il nuovo Motorola V3688. Il più piccolo telefono cellulare con dentro la più grande tecnologia dual band. Nuovo Motorola V3688. In prenotazione solo da Euroelettrica. Euroelettrica, numero uno nell'elettronica a Bologna, Casalecchio e ad Imola. Agli appassionati di pallacanestro, la banca di Imola propone Conto Basket, che con la formula tutto compreso offre il dossier titoli, la carta SI Oro, la tessera Pago Bancomat, l'apertura di credito e mutui a condizioni primarie e personalizzate e l'abbonamento annuo alla rivista I Giganti del Basket. E per i più giovani, Mini Basket, un libretto per imparare a gestire in modo autonomo ed educativo i propri piccoli risparmi, ricevendo ogni anno un simpatico regalo. Conto Basket e Mini Basket, un canestro di opportunità con la banca di Imola. Fra il primo e il secondo tempo verrà effettuata la premiazione di Vincenzino Esposito, miglior realizzatore del campionato. Ecco, vediamo le immagini che ci propone la regia. C'è attesa, premiazione che... Super Basket, il direttore del settimanale Super Basket premia Vincenzino Esposito come miglior realizzatore del campionato di Serie 1, premia Franco Montorro, direttore del settimanale Super Basket. Vediamo le immagini, la coppa, un titolo direi decisamente significativo, Stefano, perché con tanta concorrenza vincere oggi la classifica marcatori è sicuramente un titolo di prestigio. È un titolo di prestigio, un premio meritato per un ragazzo che, anche se può essere discusso, era discusso per qualche atteggiamento, è un ragazzo secondo me onesto, pulito, vero, e ha il coraggio di dire e di interpretare il basket che lui ama, e un riconoscimento anche a Imola che l'ha messo in condizione di giocare come ha potuto quest'anno. Effettuata la premiazione, stiamo per andare in campo. Intanto la regia ci fa gradire un replay di una penetrazione di Vincenzino del primo tempo. Approfittiamo prima di vedere i quintetti in campo, diamo un'occhiata volante ai dati. Si stanno componendo i quintetti per questo secondo tempo. Termal va in campo con Fazzi, Esposito, Sanders, Farhardo e Ferroni. Team System con Jaric, entrato in campo per la prima volta, Mulamerovic, Fucca, Damiao e Myers. Brutta palla 2 lanciata dagli altri. Palla 2 da ripetere, dice giustamente. Guardiamo anche queste cose qui. Prima palla giocata dalla Team System, Myers per Mulamerovic. Sempre Fassi attaccato a Mulamerovic. Pardo su Fucca. Fucca comincia sbagliando. E intanto, dicevo, i dati del primo tempo: ha tirato col 50% la Team System, col 38% la Thermal, che ha poi invece segnato col 93%. Va al primo canestro Imola. Torna in attacco Team System, Mulamerovic. La palla fermata da Ferroni, Passi. Ferroni, Sanders. Deve giocare uno contro uno contro Fucca. Gioca l'uno contro uno.
e va a canestro Jamin Sanders, ottavo punto per lui. Gran prova oggi del colore di Molese. Vediamo il replay, la conclusione vincente. 41-33 il massimo vantaggio della partita. Stefano, qui sta diventando pericoloso per la Team System, deve cercare di rientrare quanto prima. Beh, qui c'è una palla a due. Quanti secondi devono tenerla in mano in due? Perché l'arbitro fischi 3 secondi. Dipende dall'arbitro. Vai con il canestro di Damiao. Primi due punti. 41-35. Dicevo, se non fa presto a rientrare, la fortitudo a dare un segnale forte, poi trascinarsi fino in fondo così può essere pericoloso. Molto pericoloso per la verve. Incredibile. La bomba ancora. Incredibile. Grandissimo Vincenzino. Festeggia la coppa. Mamma mia. 44-35. Myers. Il fallo di Fajardo. Nove punti in una partita che deve cambiare ritmi però per diventare più agevole, perché come è stata adesso a punteggio basso, nove punti possono diventare un problema. La fortitudo nel primo tempo, quando è entrata Basile, ha messo pressione sulla palla, ha fatto le sue cose migliori. Oggi in questo momento sotto deve rimettere pressione sulla palla, anticipare forte Vincenzino Esposito. 14 di Myers. 44 per chi attacca, 37 per chi difende, la palla è per Esposito, ancora Sanders, se ne va in uno contro uno. È caduto il fallo di sfondamento. Vediamo. Ha inciampato in un piede di Damiao. ...44-37... Mula, Kučka, Damiao, ancora Mula Merovic, Kučka ancora, Mula che spara, la bomba, primo canestro di Mula Merovic, che se va in transagonistica diventa pericolosissimo. Pazzi, gliela tocca Damiao, ha avuto fretta la terma, Ljaric grande su Damiao, schiaccione, corre subito ai ripari Vitucci, un time out che vuol fermare immediatamente una Team System che ha cacciato un 7-0, 7-0 il parziale, e da meno 9 a meno 2. E tanto aveva fatto bene Fast nel primo tempo, qui purtroppo ha concesso il tiro a Mulaomerovic, poi ha forzato in attacco, è stato stoppato e c'è stato questo perentorio, deciso break di recupero della Team System. È chiaro che la qualità del quintetto della Team System non può permettere a Imola di sbagliare praticamente nulla, non deve concedere palle perse o buttate via in maniera sciocca Imola, perché verrà punita. L'abbiamo già visto questo film a 4 minuti dalla fine della prima partita di campionato, c'era una situazione di parità e in 3 minuti un 15-1 ha sciolto tutto. Esposito, palla per Fassi, Ferroni, c'è Ljaric su Ferroni, Fajardo che prova il tiro, realizza Fajardo spostandosi all'indietro e ridà linfa a questa terma. 46 per chi difende, 42 per chi attacca. Ljaric, Myers,
la palla per Mulamerovic, schizza fuori Javic, passa bene sul blocco Ferroni. Mulamerovic prova ancora e sbaglia, rimbalzo Sanders. Una serata di luna storta. Fassi, Ferroni, il tiro viene fermato da un fallo di Damiao. Agli appassionati di pallacanestro, la banca di Imola propone Conto Basket, che con la formula tutto compreso offre il dossier titoli, la carta SI Oro, la tessera Pago Bancomat, l'apertura di credito e mutui a condizioni primarie e personalizzate e l'abbonamento annuo alla rivista I Giganti del Basket. E per i più giovani, Mini Basket, un libretto per imparare a gestire in modo autonomo ed educativo i propri piccoli risparmi, ricevendo ogni anno un simpatico regalo. Conto Basket e Mini Basket, un canestro di opportunità con la banca di Imola. Minuti e 36 secondi, va il primo, va anche il secondo, sono 10 punti per Sanders, 4 su 4 dalla lunetta per Sanders, tornata più 6 la Thermal. Fučka, Damiao per Mulamerovic, Javic, non riceve Javic, Fučka invece va a cercare un canestro, non lo trova, esce il pacchetto difensivo della Terna, riesce ad andare a rimbalzo con e va e non va la grande bomba di Vincenzio, riesce a fermare contropiede l'azione di Mula Fassi e torna a giocare contro la difesa schierata da Team System. Ancora Mulamerovic che dice sponda, da rivedere. Questo è sfondamento, errore arbitrale. Dell'ottimo Taurino, eh. Fallo di Sanders che dal replay non si vede. No, no, è come il mago Casanova, fa delle cose incredibili. Ho visto il mago Casanova, da urlo il mago Casanova. Segnaliamo la sua presenza qui il prossimo anno e intanto 2 su 2. Di Mulamerovic, quinto punto per lui, 48 per chi attacca, 44 per chi difende. Fassi se ne va nell'uno contro uno, becca il fallo e l'aveva punito questa volta. Intanto terzo di Mulamerovic, come tre ne ha pure Basile e Gay, per la Terma ne ha 4 Sanders, 3 Ferroni, scarica, interviene Damiao, Javic sbaglia il rimbalzo alla fine di Damiao, volano tutti in terra, la palla esce, Damiao che tira su, Fassi che tira su Damiao e Javic, è una cosa che vorremmo rivedere al replay. Brutta botta al fianco per Ferroni che è molto magro, non ha tanta carne che protegge le sue ossa, il suo bacino. 14 minuti e 18 secondi. Eccola qui. Ecco che Fassi, piccolo rimorchiatore, va a tirare su le due petroliere. 48
a 44, 14 minuti al termine. Attacca la Team Sister che è sotto di 4 lunghezze. La palla per Jaric. Il blocco, il movimento è di Myers, dice l'arbitro. Tre sono i falli di squadra per la Team System, tre anche per la Thermal in questo secondo tempo. Attacca la Thermal, Fassi si ferma e la rigioca, schizza fuori Vincenzino, tenuto da Myers, fuori la palla, la tocca a Ferroni per ultimo. Grande pressione difensiva di Carlton Myers, che ha reagito giocando forte in difesa a una fischiata arbitrale che lui riteneva ingiusta. Cambio difensivo, la Esposito Ferroni, Damiao dai tre punti, è corto, il rimbalzone di Gay. E gioca ancora attacco Team System. A Meyers. Era arrivato bene Ferroni, ma prima c'era stato il fallo di Fassi. 48-44, si segna un po' col contagocce Stefano. Partita tesa, allora, vedi, in 48 ore, o forse un po' di più, in tre giorni come cambiano le partite completamente. È entrato Alberto Pietrini, Sanders gravato di 4 falli. In queste partite Pietro il suo contributo lo dà sempre. 2 su 2 ancora, 16 per Myers, 2 soli punti per chi attacca. Alla Pietrini, Vincenzino per Ferroni, l'errore. Mulamerovic, fermato da Ferroni, ricomincia l'azione da fuori, ancora 15 secondi, Jaric per Damiao, a due con Jaric, poi Myers, arresto e tiro, ed è canestro di Myers. 18 punti per Myers, che si sta caricando un po' addosso tutta la squadra. Adesso sa che la squadra ha bisogno dei suoi punti in attacco e lui tira fuori dal cilindro queste salite verticali. Palla recuperata ancora da Myers, c'è contropiede, Jaric. E qui ogni palla sbagliata Esposito si un po' fa tremenda. È un po' stanco, è logico. Non ha cambi la Thermal. E comunque dal 48 al 42 siamo al 50-48, un 8-0, ancora una stoppata, spinge Myers che sta facendo di tutto, ha recuperato due palloni, ha fatto due canestri. 1 minuto di sospensione chiesto da Vitucci. Punteggio 50 Team System, 48 Thermal, 11:33 al termine. Giusto time out speso da Vitucci, deve centellinare le energie per mettere i suoi giocatori di recuperare, metterà dentro Bortolon, che anche lui è un altro giocatore che in questo ambiente a punteggi bassi, partite incandescenti, si trova a suo agio, quante gliel'ho viste fare, spesso anche contro di me purtroppo. C'è bisogno di inventare due canestri e ci proviamo con Capitan Bortolon. Vediamo il quintetto che sale con Bortolon, Fazio Esposito, Pietrini e Fajardo. Siamo formazione Topolino. Topolino contro Elefante. Di là Jaric, Mulamerovic, Damiao Gay e Myers. Riceve Mula, Myers
Gavic per cerca di penetrare il pallone di Pietrini, la palla per Bortolon, Fassi spreca qualcosa alla Team System, Vincenzino, cerca un altro blocco, non arriva, Bortolon parte da lontano, l'uno contro uno del capitano, va a servire un buon pallone a Pardo, Pardo ringrazia, segna e canasta di Eghito, 50 pari. Ci arriviamo alla metà del secondo tempo, Bortolon su Javic, c'è sempre l'Esposito Myers, Fassi Mulamerovic, questo non è un blocco, è una murata. Damiao, diciamo così, troppo largo per Fassi. Si prosegue, 4 i falli di squadra per entrambe le formazioni in questo secondo tempo. Esposito per Bortolon. Vincenzino si allontana, scarica. Fassi intanto cerca la penetrazione. Chiuso in un angolo, oscurato il sole, Mulamerovic è andato a cercare un canestro di cattiveria. Il fallo e il canestro. Contro Pietrini che ha alzato le braccia e che chiede all'arbitro un fallo di Mulamerovic, ma la verità è che Mulamerovic è andato dentro veramente forte, duro e deciso. Tripla alla fine per Mulamerovic, a quota 8, tutti in questo secondo tempo. 53, Team System 50 Thermal. Metà esatta di questo primo tempo, il fallo su Fassi che slalomeggiava. Slalom fuori stagione. Facciamo un po' un punto sulla situazione, 10 minuti alla fine, metà del secondo tempo, Imola avrebbe fatto la firma per trovarsi con due tiri liberi per andare solo a meno uno a 10 minuti dalla fine, non ci sono dubbi, e avere una situazione falli sicuramente difficile ma non impossibile, insomma partita vera, partita ancora aperta, chissà mai se Imola giocherà a zona. Sesto punto per Cristiano Fassi e soprattutto un solo punto fra le due squadre. Prossimo fallo di un esterno, probabilmente ci sarà anche questa prova. Gay, Javic, il tiro, l'errore, il rimbalzone di Pietrini, Fassi che spinge, poi si ferma, si giocherà con tranquillità, la palla per Vincenzino, cerca la bomba, la sbaglia, il rimbalzo di Bortolon che sbaglia a sua volta. 1 punto per chi attacca. Mula, palla per Damiao, ancora Mulamerovic non trova la strada del canestro, si ferma, bravissimo fatto il blocco di Gay, ma nel taglio di Myers c'è un fallo di Bortolon. 6 falli di squadra per la Thermal, 5 per la Team System. 1 punto di vantaggio per chi attacca. Mula. 9 minuti al termine. Myers, mezzo campo libero, vuole niente, va per Javic. Spara, realizza da 2. 55 Team System, 52 Thermal, 8:40 al termine. Bortolon per Esposito, prova la colomba, la sbaglia, ma c'è il fallo di Myers. Torna in campo Sanders,
Bertucci sa che se prende un break non ce n'è più. Giustamente, giusto rischiare. Fuori Fajardo. Bertucci in grigio chiaro, è inappuntabile. Tre bottoni grigio chiaro. Tre bottoni grigio chiaro. Bene, bene. 28 con i due tiri liberi di Vincenzino. E ancora un solo punto. Jaric. Il blocco di Gay. Esce per Mulamerovic, sbaglia, rimbalzone di Sandro. Bravissimo. Ancora un grande rimbalzo. Mulamerovic ha sbagliato uno dei tiri che lui non sbaglia mai, quindi è chiaramente. È chiaramente perché quella pressione iniziale gli ha creato difficoltà. Non l'ha fatto entrare in partita. Passi l'errore da sottomisura. Il contropiede di Aric e poi finisce, è Damiao che schiaccia la cosa. Io Tullio non sono è bella da vedere e poi il tecnico non lo so, ma non si può dare tecnico, spiego. Questa è un'esplosione atletica che. Ma soprattutto aveva due giocatori sotto di lui. Sono cose da far cantare il fringuello, invece no, regolamento questo, ma vediamolo, ma non è bello. Ecco, non possiamo vedere grande chi c'era gesto sotto. Atletico di Damiao che arriva dalla cantina, sale in ascensore fino al terzo piano, schiaccione grande di Damiao. E il fringuello è triste. Il fringuello è triste perché queste sono cose che il regolamento dovrebbe permettere. Vai 30. Ancora un trentello in quest'annata di grazia e sempre lì 56 a 55 più uno per chi attacca. Myers è scivolato, l'errore se ne va, Vincenzino tiene, non tiene la palla in campo, finisce su la penna di Federico Boschi e si prosegue ancora, quindi con 7 minuti e 10 secondi da giocare. C'è Vincenzino su Jaric, Bortolon su Myers, dall'angolo da 2. Due. 20 per Myers e 56 a 57, 56 per chi attacca. Zona della Team System. Zona Team System. Karnišovas numero 4, quindi abbassa il quintetto e si schiera zona 2-1-2. Quindi vuole un attacco molto largo con molte possibilità d'attacco, 4 fuori, 1 dentro e difesa zona con grande adattamento su Esposito. Tiene la palla in campo Fassi. Pietrini. Fassi gioca con calma, la palla è per Bortolon, spara la bomba, ce l'aveva lì sulle mani, era piegato, l'hai visto quanto piegato, lui lo sa, sente i giardini, comincia la stagione dei giardini della vita, il capitano lo sente. 7 punti per Bortolon e più 2 per questa Thermal che a 6 minuti e 5 secondi dal termine può andare a rischiare veramente di vincere la partita. Questo Passi lascia un po' il tempo che trova, diciamo così, perché è inciampato in una caviglia gay. Possiamo anche pensare che fosse involontario, ma certamente pallo c'era, si va, 59 per chi attacca, 57 per la Team System. Ferroni, Esposito, Bortolon, Passi, spara Ferroni,
ed è un castigo. Ne ha fatta una così anche contro la Kinder, quando la Kinder si mise zona. Non voglio dirtelo perché non voglio poi che porti bene. Ecco. Bonferroni numero 4. Mula. Angolo per Jaric. Sbaglia. Tiene la palla in campo. Mantiene il possesso la Team System. Sbaglia Jaric, ma c'è un fallo. Il fallo è di Ferroni. No, il fallo è di Sanders. Questa è una tegola che non ci voleva. Questo fallo pesantissimo per Imola. Molto pesante, sì. Ti do questo dato statistico. Fa nell'uso che ritieni. Tranne il primo gancio della partita, che è la prima stata della partita da Fucca, e 2-1 contro 1 di Sanders, ma che sono partiti da almeno da 6 metri a canestro, non c'è stata una sola soluzione, un solo canestro in pivot basso in tutta la partita, di uno dei centri della partita. Chiaramente sono due squadre che puntano tutto alla, sul perimetro, non c'è dubbio. Se per la Thermal è l'estrema razio e la scelta giusta, sicuramente la Team System deve magari aggiungere qualche soluzione in più, qualche ecco, tiro in più. Ecco lo schiaccione di Damiao. Non c'era nessuno sotto di lui, però insomma, quindi dicevamo, la Team System probabilmente in partite come queste contro la Thermal avrebbe dovuto giocare maggiori soluzioni sui suoi centri, spalle e canestro. Jaric, 62 Thermal, 58 per la Team System e 1,59, sesto punto di Jaric. È un dato, non è una critica, è un dato. È una fotografia giusta di una partita che si sviluppa chiaramente quasi esclusivamente per linee esterne. La palla per Fajardo, fuori per Fazzi, la tiene in campo la Thermal. Dove Esposito cerca l'uno contro uno per Bortolon, spara ancora la bomba, gliel'hanno toccata, il rimbalzo è di Fajardo, di Ferroni. Ferroni si fa sentire anche sotto le plance. Vincenzino, l'errore, il rimbalzo toccato dalla Thermal finisce poi nelle mani della Team System. Prova il contropiede, il fallo di Bortolon che manda però, essendo già il settimo di squadra stato mischiato, manda Myers in lunetta, due liberi, 4:25 da giocare, punteggio 62 per la Thermal, 59 per la Team System. La Thermal addirittura gioca con El Deghito Fajardo numero 5, addirittura centro, Ferroni numero 4 e tre piccoli, proprio una mini squadra, e punta tutto per Myers sul giocare perimetralmente. Un solo punto fra le due squadre, 4:20 da giocare. Passi Bortolon per Vincenzino, cerca l'uno contro uno, mantiene la palla, gliel'aveva toccata Jaric. Bortolon con Myers di fronte, cerca l'uno contro uno anche il capitano, grande assist per Ferroni, ed è canestro di Ferroni. Un'invenzione, questa qui è un'invenzione, una bortolata. Vincenzo Esposito è stanco e quindi è chiaro che giusto adesso che Fazzi e Bortolon penetrino. 64-61. Myers. Carnišovas. Ecco il terzo passaggio, spalle e canestro, ma Carnišovas che ha un'ala, se non sbaglio. 8 punti per lui. Un'azione uguale anche nel primo tempo con Carnišovas con spalle e canestro, ma da 3. Passi, se ne va sul fondo. Non chiedo neanche più scusa, ma
Ma come si fa? Colombi, 9 punti per Fassi e ritrova un più 3 la Termali. Jaric, Sergei, passi, dice l'arbitro. Beh, passaggio quantomeno inopportuno. Ormai è arrivata a 2 metri da canestro. Certo, Jaric è uno che non si fa pregare per tirare, era completamente libero. 66 a 63, la partita che non ti aspetti, Stefano. 2 e 53 da giocare, a questo punto ci sta veramente tutto. Ci sta tutto, sì, credo che è facile dirlo. Il prossimo attacco sarà un attacco fondamentale per Imola. Sentite l'entusiasmo del pubblico e poi questa scelta di giocare con 5 esterni entrambe. C'è stato questo piccolo break preso contro la zona 2-1-2 quando sono state le due bombe, una di Mortolon e una di Ferroni contro la zona 2-1-2 che Scansi ha giocato per solo 1 minuto e mezzo e poi ha tolto. 2 minuti 53, intanto situazione falli, è già uscito per 5 falli Sanders, ne hanno 4 Damiao e Gay per la Team System. Ritorna al quintetto tipico con Pietrini 5, Faiardo 4, Ferroni 3, è uscito Bortolon. È uscito Bortolon, tiene in campo Vincenzino Esposito con Fassi e quintetto, Pietrini e Faiardo. Quintetto per la Team System. Fassi, errore, la palla che toccata da Ferroni. Ha avuto la fortuna di sbattere su Jaric e dice il regolamento. La furbizia anche. Che la Terma la giocherà di nuovo in attacco. 2-33. Sempre più 3 per chi attacca. La palla per Fassi. Vincenzino fuori dai blocchi. Aspetta. È stanco giustamente. Torna a giocare dall'altra parte. Se ne va Fassi, la scarica ancora fuori. Vincenzino si gira fuori per Ferroni, il tiro di Ferroni che è corto. Fortitudo, ha difeso molto forte e molto bene. Si torna bene a giocare, attacco Team System, uomo contro uomo, 2 minuti al termine, meno 3 per chi attacca. Esce Carniciolas, cerca l'uno contro uno, lo sbaglia, il rimbalzo è ancora di Carniciolas, il fallo è di Pietrini, 2 liberi. Carniciolas, grande lottatore, rimbalzo d'attacco, si fa largo da sotto, cerca di andare a pescare qualche tiro libero, importantissimo, e la butta. Uno e 49 da giocare, 2 liberi, quota 10 per Carniciolas e un solo punto fra le due squadre. Termali in attacco, Fassi, urge fare un canestro, Vincenzino spara la bomba, la sbaglia. Team System in attacco, 1 e 30 da giocare, nelle mani la palla del sorpasso per la Team System. La gioca Carniciolas per Jaric, palla per Gregor Fucka, fuori ancora per Jaric, Myers, 7, 6, 5, Jaric, e poi è venuto un tiraccio giustamente, ma e questa palla data da giocare ancora in attacco da Ramilli. Fa il paio con quella di prima, sbagliato dallo stesso Ramilli. 1 minuto e 6 secondi, attacco Team System, Myers, Carniciolas, il blocco di Fucka, il fallo di Faiardo e i 2 tiri liberi di Carniciolas. Quando mancano 56 secondi.
Terma l'avanti ancora di un punto, 66-65. La Terma oltretutto potrà fare due tiri, un tiro in 10 secondi, quindi dopo rimarrebbero 45 secondi, 30 secondi parità per l'attacco della Fortitudo e un altro tiro per la Terma. Più che fare due tiri, qui bisogna fare due canestri, caro Stefano. Meno uno, ha risucchiato tutto il vantaggio alla Team System, 67 Team System, 66 Thermal, attacco Thermal, mancano 46 secondi. Ferroni, la palla va per Vincenzino, l'uno contro uno di Vincenzino, passi ancora, palla per Vincenzino, se ne va sul fondo, tira, il canestro e il fallo, un'invenzione, una roba da... questa la rivediamo perché... questa è roba da... vediamola perché... qui cantano anche i cinghiali, Stefano, su questo qui, cantano i cinghiali, vai! E sbaglia il libero, si ferma quota 32, più uno per la Terma. Ultimo pallone giocato dalla Team System, punteggio 68 Imola, 67 Team System, il fallo giusto di Vincenzino su Carlton Myers. Due tiri liberi quando mancano 20 secondi, dunque Imola va la palla per un'altra azione d'attacco. Carlton Myers, ruolo il primo ed è parità a 20 secondi dalla fine, situazione di esatta parità, la spareggia Myers che sale a quota 24 e porta la Team System a più 1, 69-68, mancano 18 secondi al termine. La Team System decide di difendere e non di fare fallo per fare l'ultimo tiro. Sì, nessun fallo e quindi Imola dovrà cercare il miglior tiro. Vincenzino, la bomba è fatta, me lo sento, canta il fringuello, il cross di Aric, è finita la partita, il punteggio è di 71-69. Stefano, non ci voglio credere, dammi uno schiaffo, pronto, forte, mi dicono che è vero. Thermal 71 Team System 69, in una partita incredibile Imola è riuscita a trovare una vittoria con l'ultimo tiro da tre punti di Vincenzino Esposito, che sale quindi a quota 35 e porta quindi almeno, eccolo il replay, ringraziamo la regia del replay, l'ultima bomba e qui veramente è esploso un boato, pubblico in piedi, tutti grande entusiasmo naturalmente alla palla Cattani. Imola porta la Team System a gara 4 e già questo è un successo insperato che va ad aggiungersi a un'annata che era già di per sé strepitosa. Vediamo, oltre a confermare il punteggio che è di 71-69, i punteggi, i tabellini dei singoli, mentre vi ricordiamo ancora una volta il canto del cinghiale, vero Stefano? Abbiamo fatto cantare tutti. 9 punti per Bortolon, 6 per Fazzi, 35 per Esposito, 6 punti sono per Fajardo, 10 di Sanders, 5 di Ferroni per la Team System, 8 di Mulamerovic, 6 di Aric, 5 punti di Fucca, 6 di Damiao, sono 4 i punti di Basile, 24 di Myers, 6 punti di Gay, 12 punti per Karnišovas. È tutto a voi, gentili telespettatori, una buona serata, alla prossima. Buonanotte. Questo programma vi è stato presentato da Cesi, Impresa Generale Costruzione.